Ok, avete notato il salto incredibile dalle conferenze di prima a questa? C'è un abisso che sembra incolmabile forse, però allora la mia proposta è di provare a pensare come si possano mettere insieme queste due cose, anche perché secondo me è una contraddizione che viviamo dalla mattina alla sera in qualsiasi forma di pensiero, quando pensiamo l'uomo, quando pensiamo dall'educazione alla salute, alla politica, abbiamo sempre questo conflitto che noi in realtà pensiamo l'uomo in un certo modo, però quello che riteniamo vero, quella che ormai è la nostra religione, cioè le nostre conoscenze fondamentali, sono quelle scientifiche. Quindi facciamo una gran confusione dicendo che le nostre affermazioni per giustificare come ci comportiamo, come guardiamo il mondo, hanno delle prove scientifiche, invece la scienza è molto lontana. E quindi adesso vorrei chiedere qualche cosa a voi, io dividerei in due momenti il mio intervento. Un primo quarto d'ora in cui vorrei far venire a galla queste contraddizioni. Sono contraddizioni filosofiche, nel senso che guardare il mondo in quel modo qua o in quei modi di prima sono due filosofie diverse, si dice, no? E queste contraddizioni filosofiche ce le portiamo dietro tutti, perché non sono mie o tue, sono della storia dell'umanità in questo momento, della storia della nostra cultura in questo momento, quindi ce le portiamo tutti dietro. Io vorrei, facendo qualche domanda, farle venire fuori, tanto sono quelle, quindi non si scappa. Allora vi chiedo, in che modo, penso che qua ci siano tanti che hanno provato queste sostanze, no? Se no non saremmo qua, e tanti forse che capiscono in che senso si parla di enteogeni. Oggi è stato proposto enteogenie, non allucinogeni piuttosto che psichedelie. Quindi in che modo definiamo questa esperienza in qualche modo divina? E secondo voi, partiamo da questo, c'è qualcuno che ha provato con queste sostanze un'esperienza che lui dice sì, in effetti non la voglio definire allucinogena, la voglio definire enteogena? Tu sicuramente? non tutte, non ci sono stati anche dei viaggi agli inferni, ma sì, c'è. Il problema di queste esperienze è che quando toccano quei livelli non è facile metterlo in parole. Perché quel livello è Dio? È divino? Perché è enteo? Perché ti ha portato Dio dentro? In che modo? Se fa senso, se no mi dici no, non è enteogeno. No, io non lo vedo. È psichedelico, magari. No, magari non Dio dentro, ma al di là di quello che è la percezione ordinaria. Nel senso, io l'ho vissuto molto come trascendenza dell'idea di individuale, proprio separato di tutto quello che è attorno, è quello che secondo me è enteogeno per me. Ok, anche tu? Penso che sì, penso tutti, poi è difficile trovare le parole. Se dovessi fare una sintesi è che c'è unità, c'è una sensazione di unità e va tutto come deve andare. Ok. Penso che questo sia molto vicino a un'idea di... Cioè, non credo che sia straordinario il divino. Cosa intendi sensazione di unità? Che non hai conflitti, che va bene come è, anche se è diverso da come te lo immaginavi. Cioè è come un momento magico in cui abbandoni qualunque proiezione di un certo tipo, che è il risultato di tutte le tue... Adesso non volevo fare una teoria, erano due no, parole. L'esperienza, esatto. Sì, perché è proprio indiviso e un senso di pienezza. Ok. Questi sono già due cose. Uno, lui ha detto ampliato, cioè oltre il normale, qualche cosa di più. Questa è più una definizione psichedelica, cioè manifestata la mente di più. E poi l'altro che ha detto appunto un qualche cosa che non si può dire, una pienezza, no? Ed è qualche cosa che ha detto anche lei, questo senso di unità. Unità e di tutto che prende senso a un certo punto. Queste sono già delle cose che hanno a che fare con il divino. Qualcuno ha un altro...
un altro modo di, un'altra esperienza per cui, poi vi ho detto un'altra cosa interessante, a volte sono anche l'inferno, però anche l'inferno può essere un'esperienza divina in qualche modo. Prego, so se vuoi venire al microfono. No, magari provo a parlare. Allora, io penso che con le sostanze allucinogene provi delle cose, no? Però le stesse cose le puoi provare anche generandole tu all'interno. Non molti ce la fanno, bisogna essere un po' fuori di testa. Neanche in un certo senso come ti detto, ma bisogna avere una certa pratica nella modulazione della propria mente, del proprio sentimento, di quello che sta. Però penso che sia interessante fare la prova, perché in questo caso, a differenza di quando assumi qualche cosa, che comunque l'hai assunto, per cui sai che è qualcosa di esterno che ce lo sta provocando, anche se poi sorge da te, no? Perché stai guardando tu quelle sensazioni, no? Non è che stai guardando il video. Quando tu sei solo tu che le generi, hai una sorta di onnipotenza ancora maggiore e questo ti porta ancora più in là di un viaggio, se vogliamo, con il risultato che a volte vai decisamente fuori testa. Allora mi sembra interessante anche esplorare questo tipo di esperienza, perché obiettivamente credo che ti porti a veramente a scoprire il dio che c'è in te stesso, nel senso proprio a un certo punto ti sembra di essere, di poter pensare a tutto, no? Nella percezione di poter avere la possibilità di poter percepire il male, il bene e qualsiasi cosa. E questo molto pericoloso, ma molto interessante. Molto interessante innanzitutto questo, che in effetti l'esperienza del divino è accessibile in moltissimi modi. Nel senso, è vero che tutte le culture, tutte le religioni hanno avuto a che fare con delle piante, tutte le culture le hanno anche utilizzate, ma è vero anche che tutte le culture ci dicono di molti altri modi. Chi è che diceva prima che qualcuno ne ha catalogati 380 per avere questo? Quindi evidentemente non è solo lì ed è una potenzialità dell'uomo. Però il fatto di queste sostanze, secondo me, di guardarlo dal punto di vista delle sostanze è interessante, perché appunto ci permette di fare quel collegamento con quello che ha detto Marianna prima. In realtà è uguale, perché evidentemente, non so se guardate i più accaniti ateisti, ci insegnano che se tu fai due elettroencefalogrammi a uno che ha preso le sostanze in esperienza col divino, o a un buddista che lo fa facendo i mantra, o a qualcun altro che lo sta facendo in un altro modo, con la postura o quello che è, le zone interessate sono le stesse. Poi vai a vedere se i recettori saranno gli stessi, questo lo scopriremo in seguito, però evidentemente è un'esperienza dell'uomo. Però vederlo da questo punto di vista mette in luce una contraddizione, cioè la contraddizione fondamentale che c'è tra materia e spirito. Cioè, com'è possibile che un'alterazione, una modificazione della materia porti una modificazione dello spirito? In realtà, com'è possibile che la materia e lo spirito ci siano contemporaneamente? Più che altro anche perché noi conosciamo, ormai sappiamo e diciamo per vere, crediamo solo nella materia a livello di verità condivisa, e poi tutti per fortuna crediamo ancora nello spirito in un modo o nell'altro, però non abbiamo modo di condividerlo, infatti non ci sono le parole. John? Secondo me qui sta un po' il nocciolo, infatti mi piace e non mi piace la definizione di oggi, nel senso mi piace perché è romanticamente bello, no? Dall'altro lato, questa cosa del divino, insomma, soprattutto per uno scettico, per un ateo, può risultare fastidiosa, nel senso che seppure uno possa aver vissuto delle esperienze profonde di cambiamento anche radicale della prospettiva, eccetera, non è detto che debba identificarlo col divino. E mi spiego meglio, ricollegandomi a discorsi su unità, cioè l'esperienza dell'unità. Cioè, a volte questa esperienza dell'unità può essere invece vissuta, a me è capitato, in modo non per forza sempre bello, neanche per forza brutto, infernale o negativo, però invece che come condivisione, come lo stato dell'indifferenziazione, cioè uno stato in cui non c'è differenziazione tra l'individuo, quindi la condensazione delle molecole, eccetera, eccetera, che definiamo come un individuo, come un essere, e tutto quello che lo circonda, insomma, tutto il resto.
Inoltre, andando più dentro in queste esperienze, si ha una percezione di se stessi come, almeno a me è capitato, come inorganica in un certo senso. Si arriva al livello dell'inorganicità, almeno era una sensazione, che è anche positiva, perché poi quando si torna si apprezza anche molto di più l'organicità, gli affetti, eccetera, eccetera, e l'essere mammiferi fondamentalmente. Questo per dire che non so quanto sia il divino in sé o quanto noi invece, attraverso un'esperienza profonda come quella enteogenica o psichedelica, possiamo in realtà discendere nella carne, quindi nella materia, e lì forse è il problema. Qual è? Esiste la divisione tra materia e spirito, o sono fondamentalmente delle parole che descrivono la stessa cosa, ma noi abbiamo il bisogno di dualismi? Quindi la seconda che hai detto. Abbiamo bisogno di, sì, è questo sicuramente. Adesso lo accettiamo, il fatto che materia e spirito siano la stessa cosa. Tra accettarlo e poi riuscire a trovare un linguaggio della vita di tutti i giorni, per cui quando pensiamo appunto alle nostre cose, che sia aderente a questo fatto, a questa unità, purtroppo abbiamo un linguaggio che arriva da una separazione netta tra queste due cose. Quindi quando io litigo con te per un qualche cosa e tiro fuori le mie motivazioni, tirerò delle motivazioni che separano mente e corpo, purtroppo. Quindi la sfida è proprio arrivare a questo. Questo è quello che dovrebbe aiutarci a fare la filosofia, e insieme alla scienza ovviamente. John ha tirato fuori altre due cose interessanti, due concetti di questi problemi. L'indifferenziato è in qualche modo come l'uno, poi ha detto una sensazione di inorganico. Questo è molto interessante, credo che altri l'abbiano sappiano cosa vuole dire John quando dice questo. E poi, ma non mi ricordo di avervi detto un altro, però vabbè, sentiamo se ce ne sono qualcuno. Qualcuno riesce ad articolare ancora, ecco, poi scendere nella carne e nella materia, che sembrano due cose quasi completamente diverse. Uno addirittura sentirsi neanche non più materia, ma neanche non più organismo, e dopo non più materia. Potrebbe essere quello che diceva, sì, indifferenziato, sì, ecco, questo è un punto molto interessante. Posso dire una cosa? Sì, io, prego. Ma allora, secondo me anche il problema del porsi rispetto alle sostanze enteogeniche è che in realtà hai esperienze enteogeniche che possono essere promosse dalle sostanze, ma non lo sono in sé, e quindi lì si risolve l'apparente contrasto tra mente e corpo. Cioè, è chiaro che la dimensione di incontro con il divino è una dimensione personale, che sia facilitata, innescata, promossa dalla sostanza, va bene, però riguarda, è assolutamente secondario il legame tra la chimica e l'esperienza. L'importante è l'esperienza. È più importante risolvere la questione dell'esperienza chiarendo i termini con cui noi la pensiamo. Per cui, se tu ti riferisci, chi ha avuto l'esperienza con il divino rivelato, ci siamo già messi nei casini, perché non è affatto chiaro a nessuno di cosa debba intendere per divino. Infatti parliamo di uno può essere ateo o può credere in Dio, e ormai siamo talmente condizionati al fatto che queste qui siano le uniche due possibilità, quando sarebbe molto più interessante spostare la questione della religione al di fuori del verbo credere. Dice, com'è la religione, com'è la mia comprensione del mondo se metto da parte un certo verbo? Allora forse la distinzione tra il Dio che si rivela e io che lo accolgo viene un po' meno. Cioè l'esperienza entogenica è quando non c'è più una distinzione, non sono nella situazione in cui quella distinzione non ha più necessità di porsi. Questo secondo me è l'occasione in cui l'esperienza diventa entogenica. Diventa molto secondario definire quella qualità di esperienza, perché è indefinibile, la puoi provare ma non puoi descriverla.